ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Un mese esatto, è quanto manca al Natale e in tanti ne stanno già approfittando per acquistare i primi regali. Un'occasione d'oro anche per risparmiare è rappresentata dal Black Friday che ricorre proprio oggi. Si tratta della giornata istituita negli Stati Uniti d'America per indicare il venerdì successivo al giorno del ringraziamento, il cosiddetto Thanksgiving Day, caratterizzata da sconti significativi. Una tradizione ormai importata anche in Italia, tanto che la maggior parte dei commercianti ha deciso di prorogare gli sconti per tutto il weekend, dunque non limitandosi solo alla giornata odierna. Anche in Abruzzo numerose sono le attività commerciali che hanno promosso sconti significativi e altrettanti i clienti che ne hanno già approfittato o ne approfitteranno per fare shopping, come dimostrano le interviste raccolte a Teramo da Ludovica Pelliccioni. Sì, approfitterò di questo Black Friday per fare un po' di acquisti, un po' di shopping, penso di comprare un cellulare e qualche vestito. Sì, abbiamo approfittato degli sconti per acquistare dei vestiti, comunque visto che c'è il Black Friday al 20 al 50% abbiamo approfittato. Io ho acquistato anche telefoni, cose tecnologiche, insomma, ne abbiamo approfittato. Un paio di scarpe e una maglietta per la mia nipotina. Ci tornerò più tardi. Quest'oggi, come tutte le donne, penso, approfitterò degli sconti per cercare qualche capo che manca nel mio armadio, anche se a dire il vero non manca quasi nulla, come in tutti gli armadi delle donne, suppongo.